Buon pomeriggio. Come vi avevo promesso, parlerò di Paolo Crepet, questo psichiatra, e avevo pubblicato sulla mia pagina due video che mi sembra che facciano parte di una conferenza, quindi sono molto legati l'uno all'altro. Ora, cos'è che mi ha colpito di questi due video soprattutto? Prima di tutto, devo fare i complimenti a Paolo Crepez, che ho sentito in altre occasioni, ma in questa occasione devo dire che dimostra, di essere almeno un buon padre, alla stazza di un buon padre, e dimostra di essere, di avere molto buon senso, nel dare alcune indicazioni e soprattutto nel fare alcune osservazioni. Quindi sono pienamente d'accordo con molte osservazioni che fa, con certi punti focali che mette a fuoco nell'educazione, nell'aiutare un bambino a crescere e a diventare adulto. Non lo posso criticare su queste cose. Devo dire solo che è stato bravo a mettere a fuoco alcuni passaggi dell'educazione. L'unica differenza che lo differenzia da me e dal mio modo di fare, quindi pur essendo concorde sul fatto che ha saputo focalizzare i passaggi salienti dell'educazione per educare qualcuno ad essere libero, quello che in genere mi distingue un po' da tutti e che in questo caso metterò a fuoco e distingue me anche da Paolo Crepet, è il fatto che lui sa fare benissimo questa fotografia, questi fotogrammi, sa cogliere molto bene questi passaggi. Il punto che mi distingue, e spero che voi possiate capirmi, spero che anche Paolo Crepet possa capirmi, è che lui parla, per esempio, di tre grosse cose che portano alla libertà. Parla dell'autostima, dell'autonomia, della creatività, e portano alla libertà. Ora però, cosa dice dell'autostima? Dice, dà questa etichetta di autostima a quel bambino che, spinto da un impulso, si muove e cerca il proprio piacere, cioè va a cercare il proprio piacere. Questo cercare il proprio piacere, è indice di autostima. Poi, dov'è? Autostima è anche autonomia, nel senso che spinto da, siamo delle automobili, spinto da una motivazione, io vado verso a cercare di colmare con le mie forze questo mio bisogno. E qui Crepet fa una osservazione, fa un esempio di come possiamo abituare qualcuno ad essere autonomo e anche creativo, e di come l'intervento di un adulto possa limitare l'autonomia e la creatività e quindi impedire la strada alla libertà. Quando fa l'esempio,
del bambino che cerca di prendere un bicchiere e dell'adulto che si appresta a dire: no, attento, non ti alzare, aspetta, te lo prendo io, piccino, vieni, vieni, vai, te lo do io. Questa è un'osservazione, direi calzante, un'ottima osservazione di come l'intervento di un adulto possa limitare effettivamente la crescita verso l'autonomia e verso le potenzialità, cioè l'intervento estremamente protettivo, iperprotettivo di una madre può limitare le potenzialità di una persona. E quindi la capacità di crescita, la capacità verso la creatività e verso la libertà. Bene. E poi c'è un altro video dove lui pone l'accento molto sul fatto che l'autostima, l'autonomia, l'educazione all'autonomia, la creatività è un po' andare fuori regola, Quando dice che educare, effettivamente sono concordo, è educere, condurre fuori di me il talento, aiutare qualcuno a tirar fuori il talento che ha. Ma qui Krepet dice, e se la piglia molto con un eccesso di regole, E fa l'esempio del sindaco, che mette i grembiulini a tutti, che pone delle regole, che li vuol far rendere tutti soldatini, uniformi, giustamente. Concordo con Paolo nel dire che la vita è biodiversità ed è soprattutto il fatto di essere nati maschi e femmine, che noi nasciamo da un maschio e da una femmina, e c'è una buona ragione, cioè perché la vita può essere eterna proprio perché crea esseri diversi, non clonati. Su questo grande carrozzone che è la Terra, che si muove, se noi fossimo tutti uguali, la Terra fa un capitombolo, e beh, la vita rischia di scomparire. Perché gli esseri che sono adeguati a un certo tipo di ambiente, se questo ambiente muta, e gli esseri sono sempre gli stessi, questi esseri sempre gli stessi hanno poche probabilità, se non nessuna probabilità di sopravvivenza, e quindi la vita muore. C'è una buona ragione per cui siamo diversi, perché la vita sulla Terra, una volta creata, e non può morire, c'è una finalità verso l'eternità. Ma Krepet pone, parla addirittura di un sottile, linea che separa l'estroversione dall'introversione. Cioè che il bambino cosiddetto che si muove verso il piacere, verso l'estroversione, può trovare un ostacolo, e da quel momento in poi ho l'intervento di un adulto che fa sì che la sua spinta all'estroversione a fare può, quindi, ed è un rapporto tra il dolore e un eccesso di dolore, in cui io tendo a essere introverso e chiudermi in me stesso, e che l'educazione debba tener conto di questa piccola linea. Ebbene, io sono pienamente d'accordo con Paolo. Ora io spero che voi possiate capire me, e che spero che anche Paolo possa capire me, se mi legge. Bene.
Com'è possibile, senza delegare agli insegnanti questo compito, che sicuramente non sono capace di farlo, e vedo che i miei 5 figli ho visto, che non erano capaci di farlo in nessun modo, senza delegare a loro questo? Ma delegando a noi che siamo padri, soprattutto a noi padri, che la vita ci ha resi più coraggiosi, più pronti a morire, più pronti, a seguire quello che vogliamo fare ed essere disposti a morire, per ottenere quello che vogliamo, e di rendere universale questa legge, ebbene, questa linea di confine effettivamente è terribile. Ma come possiamo educare i nostri figli a superare questa linea fra l'estroversione e l'introversione? Paolo qui, se la prende col sindaco, con le regole, con qui e con là, perché le regole con il brulino prende tutti i robottini. Ha pure ragione. Però attenzione, Paolo ci dice, ma dà per scontato che il bambino che va verso il piacere ha autostima, lo dà per scontato, e che nell'andare verso il piacere riesce a ottenere, non viene aiutato, ma da solo si aiuta e cerca diverse soluzioni fino a diventare creativo, diventa sia autonomo sia creativo, come se ci fosse una spinta interna inevitabile a raggiungere questo e poi va a finire la libertà. Beh, io non faccio lo psichiatra, quindi non ho seguito gli studi medici. Io ho seguito prima 4 anni di filosofia, poi ho fatto 4 anni di psicologia. Conoscere o riconoscere, dice Platone. Quindi questi miei studi mi hanno portato a mettere a fuoco che cosa? A chiedermi, non andare per scontato che uno se va verso un piacere autonomo e ha autostima. No, a dare per scontato che se io faccio questo non l'aiuto, l'altro può imparare l'autonomia e può imparare e può raggiungere la creatività. Ma come può un uomo avere autostima, autonomia e creatività? Come nasciamo noi? Noi da piccini. Perché abbiamo bisogno di educere, di educare? Un bambino nasce handicappato totale, questo dobbiamo guardare. E Krebet, Paolo, vede un bambino che praticamente cammina, e che va, vuole qualcosa e si muove verso qualcosa. Noi nasciamo proprio handicappati, incapaci di camminare. L'agnello dopo 2 ore si alza e cammina, si muove. Noi no. Ma nasciamo come un qualunque mammifero. Un agnello, quando si alza e si muove, va a ciucciare, ha autostima, perché fa esattamente quello che dice, Paolo Krepet, del bambino che va cercando per il proprio piacere qualcosa. Possiamo parlare di autostima? No. Che cos'è? Qui dobbiamo scomodare Freud, quale regolarmente io lo critico per certe cose, ma per altro devo dire che, come Paolo Krepert è un uomo di buon senso, anche il nostro Freud molte volte è un uomo di buon senso, capace di osservare bene la vita così com'è, e di tirar fuori delle conclusioni. Ebbene, Freud cosa dice? Che noi nasciamo come dei mammiferi,
soggetti al principio del piacere, questa spinta che verso il piacere, colmare un principio che Krepper chiama autostima, dotare di autostima, è semplicemente la spinta animalesca a colmare un piacere, secondo il principio del piacere, perché l'uomo, la vita, è fatta di squilibrio o fame, devo colmare questo squilibrio, quando colmo lo squilibrio ho piacere. Questi sono i pistoni della vita e quest'organo è al servizio di questi pistoni. Dov'è il punto? È autostima questa? No. È una spinta necessaria che parte dal corpo, che ha un bisogno, la testa organizza, la testa è un organo che è al servizio di questo bisogno e cerca di colmare questo bisogno. Sia noi che gli animali facciamo la stessa cosa. Ma noi, cosa dobbiamo educare in un animale, in un cavallo? E dobbiamo educare soprattutto in noi. Qual è il centro di questa educazione per poter educare qualcuno ad avere autostima di sé, cioè a sentirsi sicuro? Perché se io traduco autostima come uno che si ama, ragazzi miei, non va bene, perché noi ci amiamo sempre. Noi tentiamo a iperproteggerci sempre. L'autostima come amore di sé è un bel errore, l'abbiamo sempre l'autostima, noi non mancheremo mai di autostima su questo piano, perché noi siamo sanamente egoisti, al limite arriviamo a un iperegoismo, a un'iperprotezione. Come facciamo a educare uno all'autonomia e alla creatività, poi alla libertà? Qual è il punto focale? Non è quel punto focale. Fra un dolore e un super dolore, dove io devo evitare di introvertirmi per un eccesso di dolore. Devo evitare l'introversione. La fotografia che Paolo fa, fatta bene, l'osservazione che Paolo fa è fatta bene. Ma come bisogna dire sempre, comunque, perciò faccio lo psicoterapeuta, va bene, questo è. Ma per quale ragione uno si muove e va verso il piacere? Qual è la ragione? Perché siamo animali soggetti al principio. Questa è la risposta. Non l'etichetta autostima, Ma perché siamo soggetti, non liberi. Siamo soggetti al principio del piacere, perciò ci muoviamo. E qui Paolo dice di quelle, non lo faccio per mio piacere, ma lo faccio, per grazia di Dio, non so come, per ringraziare Dio. E dice, giustamente dice, questa frase qui ha sostenuto il mondo, ha sostenuto la vita, però dice anche, osserva anche un'altra cosa, quando le donne vanno cercando il piacere, bisogna dire da quando le donne vanno cercando il piacere, si sono ritrovati in un mondo di dispiaceri. Non sono mai state così infelici le donne come in quest'epoca qui di libertà, dove ci sono un sacco di libertà, ma le donne non sono libere, e sono tristi, sono terribilmente preoccupate e timorose, mentre le loro nonne che mettevano non lo faccio per il mio piacere, ma lo faccio per quell'altro, erano stranamente anche quiete, anche soddisfatte di sé, avevano stranamente dimostravano di avere autostima, di avere autonomia ed erano anche creative,
stranamente potevamo anche vedere che erano anche libere. Qual è il punto? Spero che possiate capirlo. Nasciamo animali, soggetti al principio del piacere, qual è il punto educativo? Quello che gli egiziani dicevano già 4.000 anni fa, quando dicevano che noi, l'uomo, nasce soggetto al principio del piacere e qualunque regola della società ha come finalità educare l'uomo alla dilazione del principio del piacere, non alla repressione, ecco il sottile fine. Non la repressione del principio del piacere, ma educare alla dilazione del principio del piacere. Se noi ci abituiamo a dilazionare il principio del perché ci dobbiamo abituare? Perché noi non abbiamo la mente idiota di un animale. Noi abbiamo una mente semiprofetica. Quindi, bene o male, prevediamo il successo e l'insuccesso di un'azione. Se siamo educati a dilazionare, ad aspettare, quindi non riusciamo a ottenere il nostro piacere, ecco perché la bisnonna non lo faccio per il mio piacere, ma lo faccio per il Signore. Sto trucco andava bene. Se puntiamo direttamente al piacere e non abbiamo una non siamo educati alla dilazione del principio del piacere, questo puntare al piacere non ci renderà assolutamente liberi. Ci renderà schiavi, schiavi delle nostre emozioni, delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni. La dilazione, quindi qualunque regola, qualunque intervento educativo di un adulto deve avere come fine l'educazione alla dilazione del principio del piacere. Perché noi siamo parzialmente profeti. Possiamo prevedere il fallimento, o il successo di un'azione. Il futuro è incerto, non abbiamo garanzie, quindi è necessario, fondamentale l'educazione alla dilazione del principio del piacere. In modo che di fronte a un ostacolo, quando la mia tendenza a colmare un bisogno trova un ostacolo, e io non sono un ottuso che mi piego, quindi m'accuccio e poi se devo fare un'altra cosa non mi ricordo nulla, alzo il sedere e faccio un'altra cosa, e vado alla ricerca di un altro piacere, colmare un'altra. No, noi ricordiamo. Quando troviamo un ostacolo ci fermiamo. Poi il corpo ci può anche dire vai a prendermi quest'altra cosa, ma noi ricordiamo. E a quel punto il passaggio fra l'estroversione e l'introversione dove nasce? Se non sono educato alla dilazione del principio del piacere, e vado se posso prevedere che non posso più riottenere quello che ho ottenuto, perché il futuro è incerto, perché non c'è nessuna garanzia, nessun intervento educativo di qualsiasi tipo, nessuna psicoterapia mi impedirà di non introvertirmi, di non chiudermi in me stesso o di scatenare un inferno emotivo. Sulla base di una buona dilazione del principio del piacere, io posso effettivamente più facilmente togliere qualcuno che è inceppato fra l'estroversione e l'introversione perché si sente minacciato dall'incertezza del futuro, mi è più facile fargli saltare sto nodo e insegnargli quello che da secoli bisogna insegnare, di un cavallo, per cui, e secondo il principio del piacere, un prato e una tavola imbandita, non so che farmene se non gli insegno. Insegnare, cioè qui mettere proprio dei limiti,
ma insegnare per dilazionare. Insegnare, mettere dei limiti, per dilazionare. Se non gli insegno, a dilazionare il principio del piacere di non abbassare la testa e mangiare quando io gli sto sopra di questo cavallo, non so che farmene. Come si fa con un cavallo? Gli sto sopra, inizialmente devo lottare con le briglie in modo che non abbassi la testa per mangiare ogni ciuffo d'erba appetibile che trova, e alla fine lo compenserò col dargli quello che gli piace di più. E dopo un po' di questo cavallo so che farmene. E l'educazione degli uomini alla libertà passa per la dilazione del principio del piacere. L'educazione dell'uomo all'autostima, cioè alla sicurezza di fronte all'incertezza del futuro, e quindi a continuare a seguire la sua strada verso il piacere, passa attraverso la dilazione del principio del piacere. L'educazione all'autonomia passa ancora e si fonda sulla dilazione del principio del piacere, perché la minaccia nostra è il futuro. E non posso sentirmi autonomo se qualcuno, un giudizio, un ostacolo, io rischio di essere dipendente, può minacciare questa direzione. Ma se so aspettare, se so stare davanti a una porta chiusa e sperare ancora, io andrò oltre. E io sarò anche flessibile. Se so aspettare davanti a una porta chiusa e non batto i piedi, io divento creativo. E a questo punto, l'ultimo passo sarà che il mio educatore, il mio psicoterapeuta, mi debba insegnare, più che insegnare, indicare o aiutare la mia parte umana e la mia attenzione a mettere a fuoco le caratteristiche di questa mente, i suoi processi cognitivi, e mettere a fuoco come questa mente. A questo punto bisogna sapere di come questa mente è in grado di ottenere le cose, è in grado di scatenare l'inferno emotivo e è in grado anche di non ottenerle. Quando capiamo questo, di avere una macchina mentale perfetta, che è in grado di darci in modo perfetto sia il successo sia l'insuccesso, sia di spingerci in una trappola emotiva, allora saremo liberi.